Per finire, perché la fai un po' longa, leggerò allora due poesie. Adesso va Mucchio. Due poesie on le stecchetti. Adesso, aspetta che dammi un c'è. Boy of Child, leggeva con lui. Non c'è, ma gli ha tolto. Allora, queste sono due poesie, una è di Stecchetti, Olindo Guerrini, che è in dialetto, e l'altra è di Raffaello Baldini, e hanno un unico tema. L'unico tema è un incontro clandestino tra lui e lei, cioè adulterino, insomma furtivo, illecito, di notte, bure, d'inveren, cum frat, cus bae, proprio, de frat. Tutte e due le poesie hanno questo tema. La poesia Stecchetti intitolata Ad Not. Lì la m'aveva dell'appuntamento a mezzanotte in testa del glamure, clera una notte d'inveren, bure, o la canotte da guadagnare un spavento. A scintè un cagnas per un lament, proprio un lament come una creatura, con dici la si longa fe paura, e la scim a smasesto ti momento, allora ha lasciato un gnac di che te una lanza d'un gnac, a che curioso, con scappata da parte di Dio, chi è? A mal colpio, come che fosse un sogno, come se fosse in snoce, feme sempre la croce, che sinta di... Insomma, che fai un bisogno. Lì era venuto un po' per me, era burro, cioè, un bisogno, perché cioè, dovete sapere che Raffaello, cioè Stecchetti, Olindo Guerrini, era un antiromantico dichiarato, esplicito per definizione, ha stroncato proprio tutto il tardo romanticismo, naturalmente, non quello della prima parte dell'Ottocento, quel tardo che è diventato ormai bolscio. E poi c'è la poesia di Raffaello Baldini. Da sta distanza sono trighe, perché tutto questo va. Vabbè, da qua a ver. Il titolo è L'amor. Anche qui, romanticismo, sempre burno, sempre stesso tema, no? E sempre chi tu, magari. A t'avrà de un beso in bocca, ma un tartan. Hai una fea che mi fa il bene a cascola? Ti ha la baciata qua. Poi dopo mi vanno a scendere. A te avrà più una carassa. Sguastete cucai e ha detto ti cavanti che sono in trasparmo. Hai oggi già sono. No, vedi che non aver tocco, svegli che non vive. Lei si che c'è per me, pianissimo, non fa il bene. E che mi tiene qua contro la faccia. Ma se fatta a me, eh? Le stelle della bughe, ah, ti so dire che a me ti vita sempre mole, dopo in clare e tal vi, e gli ho tutti i murlunedi, pinitei, il raspa, come che fosse che vidrete, ma adesso feta piace, ma so io te, adesso andiamo là, che dopo sta sfriga la fase, e ste il muler che tira tutta la pelle, ma come ti piace? Ah, un cola e oggi preferito, cioè, non so, questo è uno sbaglio che l'ho fatto a me, ma c'è un cadeo che è qua sotto, però lei vede, c'è un di sboc, da Francesca, provare un po' più in là, vede, ecco, vede, ecco, è un po' più qui, da costa a me, no? C'è la posse con sta pure, mo c'è la galanda Catarina che li teledri, ma non c'è niente, dai, buona qua, dai, sapete, allontano, non si buona qua, dai, stiamo a te chiedere, dai, più attacche, eh?
Ma se ci te di ti cavallo? Una cosa da sé? Da perché? Ah, per smatasciarli? E poi dopo un po' d'acqua di colonia? No, no, domando così si sente solo la colonia. Dai, buona cola. Tu sei ste paratai, ma siete avuto pure il grimbioloso di capote? A soci qua nascosta, adesso in dove sta buono, dai, screcche. Screcche da che te, che dai, che c'è questa kilde? Ecco, dai, hai parlato un daccio. Che te, com'è, le da pure stamattina? Come c'ha un scadore per tutta la schiena? Ecco, se te te mi grattassi un po', non c'è da ciore, ecco, basta, fai la forza, da gratta, poco sei, con tutto il mio, gratta sempre, oh, se dai, tu strecca mai, dai, ne calè, dai, vabbè, ti porto, dai più forte, se hai paura di femme, adesso un po' più in là, no, la te venga tosse, io so, e con la intermes, che non arrivo mai, bravo, dai, un po', dai, accinta stracche, non c'è, basta, va là, oh, ma sai che non so scaldè? Anche qui c'è una tragedia in atto, Sì. Volevo lasciarvi veramente con un'altra poesia, che è la poesia, per chi ha avuto occasione di seguirmi qualche volta, che leggo sempre, dico sempre, ogni volta che ho un recital, un reading, insomma, ogni volta che parlo direttamente col pubblico, che lascio sempre il pubblico con una poesia, la stessa, sempre, da tanti anni. Per chi l'ha sentita 20 volte la saprà a memoria, meglio così, perché la poesia, come la musica, non è come la barzelletta. La barzelletta avrete sentito sicuramente almeno una volta nella vostra vita, dico, alla scelta quella di no, questa la so, no, te conti stesso, no, ma la so, no, altra cosa perché le belle, ho capito, ma la so, inutile, altra cosa, dai, la conta e te ci la dai, e pur mettere quella conta, sono sicuro che a pinsi, non sa mi fai con te, l'armined, e poi la fai riccio ancora quella conta, perché dai, invece no, la poesia è un'altra roba. È diverso, come una musica. Dice, mi piacerebbe sentire una sinfonia di Beethoven. Dai, ti metto sulla quinta? No, questa la so. Ah, ti metto la sesta? No, la so quella. La terza? No, la so. Agli nuovi intotti? Non è che... Non è così. È certo che se te dalla mattina alla sera per una spugna, ma c'ho sempre la quinta il Beethoven, dopo un po' di ascolta, perché non è che veniva sempre il cappletto tedesco, un tuo voglia dagli ammarei, per dire, no? Però risentire una poesia una volta ogni due mesi, dipende quanto siete venuti l'ultima volta, è piacevole, è come una musica bella, perché dice ogni volta che l'ascolti, dice sempre qualche cosa. A maggior ragione se la conosci già. Allora, questa è Evece di Nino Pedretti. Nino Pedretti è un altro grande poeta di Sant'Arcangelo, molto eclettico, molto bravo. Evece è bravissima ed è un omaggio alla vecchiaia, a coloro che sono più vecchi di noi, che sono nati prima, che lo si vede nella faccia, nelle rughe, nella spalla. Un omaggio ai più vecchi di noi. È un omaggio alla vita stessa, alla vita, al piacere delle piccole cose, della, come dicevo prima, della banalità quotidiana, perché tutti quanti noi ci siamo sempre, fin da piccoli, ci siamo fatti quelle famose domande. Mi fiola un bel umato, aveva 7-8 anni, ma babà, perché io sono io e non sono un'altra? Osce. Adesso mi passo un po'. Oppure noi ci siamo sempre fatti la domanda, chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Ma non è che tutti i decker ci danno la materia,
chi sono io, da dove vengo, dove vado, se c'è la moglie, le vicine dice ascolta, e gasus bruci che fa, allora lascia la grande domanda e comincia a vivere nella banalità della quotidianità, che è fatta di banalità ma è la nostra vita, perché la banalità è fatta di fiola, ciapo, un brotvonti a scuola, potete la parte della vita del dottore, la mingiana che ha, la tascia da pagare, la bulette, questa è la vita nostra. Ma come dicevo, la poesia è ovunque, anche lì, tant'è vero che i poeti rispondono a quelle grandi domande, ma rispondono non direttamente, tipo la vita è quella cosa che... questo è un tema da prima media e inferiore, no, rispondono affrontando e proponendoci un'altra domanda: chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Se fa segno domani stasera? Questa è la domanda che impregna proprio la vita quotidiana ed è una domanda impegnativa. Allora, questa è il Vecch dedicato a tutti voi. Oggi dice Vecch, però insomma, no, no, una cosa poco ma sicura, o vecchio di qualcun altro, insegna? Si può anche mettere in positivo: ognuno di voi è più giovane di qualcun altro e sono a me. È il potere delle parole. Un mio amico, che è un dottorale, un dottore importante, vede morire la Zatto Tidè, perché è molto importante questo dottore, non dico più chi è perché sennò. Solo che Lola ha paura di morire. Allora a scuola un mese fa, e dice, perché faste per un scuola proprio così, e per lei un dottore qui vede tutti, proprio perché li vede forse, la paura di morire. Allora gli ho detto la frase di Raffaello Baldini che mi disse un giorno, perché che lui stava poco bene, dice no, non preoccupiamoci, un dis. Hai notato che sono sempre gli altri a morire? Fateci caso, è una frase assoluta, voi non morite mai, fateci caso. L'importante è dire anche le prime due paroline: hai notato, perché sei tu che noti, hai notato che sono sempre gli altri a morire. È consolatorio, no? È il potere delle parole. E quindi questa è la poesia di Nino Pedretti. Tajim mandem, se faccio, indossi te, e ti incontri quel cadon per le strade, e ho perso i miei compagni. Avevo letti piani come una lumega, se torna a metto un brat, avevo intorto in ta terrasse, a mi sciocci una melanza, a mi mai a lei si parla che sono la tavola, le fatiche campè, bordello, ma morire adesso che non perdo c'è un tiro culo. Con l'editore che ce l'ha, la presenteremo. Io ringrazio tutti voi.